Benvenuti in questo nuovo video di GTA 5. Torniamo con un parkour. Non so bene cosa sarà. Non dovrebbe essere troppo difficile. Ok. Oggi siamo in pochi. Non c'è Xiao. Xiao ci ha abbandonato. Fede ci ha abbandonato tanto tempo fa. Quindi, e Marcia è caduto. Se ci pensi, Steph, però Xiao era Fere. Quindi non è che tipo è una specie di maledizione. Se diventi Fere, se diventi Fere sparisci dei video. Potrebbe. Allora questa cosa mi piace. È un'ottima teoria la sua. Io so che dopo questa teoria Fere, appena la saprà, verrà a prendermi da qualche parte. Io credo che Fere sia felice di questa maledizione, dato che non fa più il parkour. Va bene. Il parkour e le rampe, secondo me lei è contenta. Altro che questo è vero. È a casa da carezzare i gatti. Io sono dietro di te e ti butterò giù adesso. No. Steph, tu l'hai visto, per favore? Allora, ho visto che ti ha buttato giù, ma io sono caduto in un punto stupidissimo. Io non rispettoso, madame. No, io ti ho buttato giù perché ho visto che mi hai preso il checkpoint ed era tutto per il mio. Ok. Dai. Io non ho la mia forma solita perché sono in un'impostazione diversa. Lo sfondo è brutto e quindi ho delle brutte vibes. No, Steph, dobbiamo dare un nome a quella sigletta. Dobbiamo far sì che Tussolini nei commenti ci dicano un bel esatto, nome. Un nome nei commenti. Ma un nome deve essere un nome ciclettoso. Deve essere. Ok. Deve essere qualcosa di particolare. Che voglio una name tag nella vita reale. Io non ne voglio sapere nulla. Però ti dico solo che su quella ciclette non so quanti chilometri ci ho fatto. Bello. Bello, come io non riesco a passare un cavolo di tubo. Perché sono terzo che lo primo un secondo fa. Ti ho superato. Marci sta tryhardando, però secondo me. Io penso che sia molto, molto, molto semplice questa gara. Io penso che Marci dovrebbe buttare giù Mark. No, dici? Adesso, guarda. Sono terzo. Ti faccio arrivare, mi superi. Intanto aspetto Marco, che dopo sto pezzo qui. Se lo perde. No, è sai che se brutto. Cade qui, però si arrabbia tanto tanto. Sei sicuro di voler fare questo short, Marci? Sai che. Cioè, potrebbe farlo il milione di views sulla short così, eh? Io sai che potremmo fare un altro short dove ti sbatto giù adesso? Cosa ne pensi, champ? Sei dietro di me? No, stupido cretino! Cadi tu e cado io, No! È caduto da solo? Non ci credo. È caduto No! Mi ha distratto, stavo cadendo. Si è distratto ed è caduto da solo. Dai, ragazzi. C'è una serpentina che è lunghissima. Ma infatti noi siamo ancora qua, mi sa. No, infatti, allora, Marci, ti dico, va bene lo short, ma questo è troppo. Questo è troppo, vero? Cioè, se butti giù qui, meriti la morte. Dai, già caduto. No! No, non sei caduto, non è vero. Vi prego. Marci, vieni indietro, ti prego. Vieni a vedere. Aspetta, respawno, perché sennò non riesco a vedere. È incastrato, guarda. Aspetta. No, io voglio farti... Guarda alla tua sinistra. No. Guarda dove sono caduto. Non è vero. Aspetta però, aspetta. Sì. Puoi prendere il checkpoint per terra forse, se riesci ad andare su sto tubo bianco. Sono caduto in acqua. Perché mi fa molta paura questa cosa. Sono riuscito, stupido! No! Appassionato, dottore. Mi scusi, ma c'era la scia, mi sono fatto prendere dal momento. Dici, visto che c'è la scia, non potevi frenare, ovviamente. Esatto. No? Non vuoi sapere un'idea per una gara di parkour? Sì. Praticamente non ho idea. Quindi fai una serpentina lunga 102 km. Dici, in momento e io continuo a cadere come un deficit. No, non è vero. Raga, ma io che c'è? Cioè, adesso a sto punto mi aspetto. Cioè, mi dispiace poi. Marco, ti prego, non tu cadere. Tu finisci lì, la campione. Finiscila per il bene di entrambi. Portala a casa, champ. Dai, De Mark. Respira come un cerbiatto, champ. Quello è l'ultimo angolo, Marco. È l'ultimo. Gira. Sì. Bravissimo. Dai. Tutta dritto. Sono un cerbiatto. Beh, adesso ne devi farne un'altra. No, raga, in che senso? Davvero? Certo, cosa ma è tutta la gara così? No, adesso sono sopra io. Sono la re del mondo in questo momento. Okay. Ma io ero un cerbiatto bello. Ok, no. Allora, sto gonfiando dei palloncini. Non vedo il giovane champ, dov'è? Giovane lo vedi? Champ, dove sei? Lo vedi? Non ti vedo. Non lo vedi? Non ti vedo. Ah, lo vedo! Ma raga, ma l'ha fatto one shot. Ecco, io sono fermo, raga, cioè, nel senso non... Oh, ce n'è un altro da che fare, poi, questo lo faccio. Tra l'altro, vi racconto anche quest'altra cosa. Sto registrando con la fotocamera invece che con la webcam. Che bello! Perché praticamente la mia webcam stava attaccata ad un portatile, ma quel portatile ce l'ho nel posto in cui sto vivendo adesso per lavorare. Ok. E quindi bello. Non me lo porto perché poi lo devo usare fere dopo per registrare la vita in città. Bello, mi piace. E quindi alla fine devo usare la fotocamera. Quindi sei high quality, sei. Esatto, sei... Sono senza green screen. Ah, molto bello. Per molto quello bello. Vediamo la cicletta. Quindi c'è la nostra cicletta, si vede proprio HQ proprio, sì, 4K. Sì, praticamente bello. Tu hai me e la cicletta. Bello, sono caduto però. Ho preso il check.
Ok, Diamarco, non mi far spaventare, che già tutta sta mappa è da fare in... in un angolino, praticamente. No, c'è veramente tanta serpentina, Steph. Solo che questa è sospesa in the sky. Sto arrivando. Vieni, vieni. No, per adesso è facile, raga. Sto provando ad andare un po' avanti. Ho detto, sono caduto. Sono caduto. Vada Marci, quando parla, ragazzi, devi tirare fuori il tuo io, cavolo. È proprio un nido di cuffie, Vada Marci, guarda. Il suo io. Il mio segreto. È il suo io, il mio chakra, il suo la mia polpa non le code. Ma questo video è peggio del solito, vero? Cioè, siamo più stupidi del solito. Sì, siamo mi un sembra, po' più mi sembra esauriti. Quanto che siamo molto distrutti da questo parkour serpentinoso. No, allora, no, raga, non mi dite che c'è un altro, per favore. Cioè, io non sono neanche a metà gara, Steph, ti rendi conto? Ah. Ma buongiorno! Cioè, quando sei arrivato a fianco a me? Ciao, Temp! Ciao, Temp! Aspetta, sai che cadiamo entrambi qua adesso? No! Io mi sono salvato. Ma come hai fatto a salvarti? Sono caduto al contrario, mi sono bloccato come le tartarughe. Allora, aspetta che mi sbatto contro, guarda, Guarda. No. Ma c'è anche Marci? No, ah no, voleva colpirci dall'alto. Volevo colpirvi dall'alto, ma non ce l'ho fatta. Questo pensa di essere Batman. Ma da Marcello mi pare quanto inopportuno. Beh dai, questa qui è un Audi A5 o un Audi A6, quindi in teoria è un po' simile all'auto di Batman. Io non so neanche che marca è. Un Audi? È un Audi questa qua. Pensavo fosse una Mercedes. No, un Audi. Allora, io non capisco molto bella veramente niente di auto. Un giorno, Steph, faremo una lezione di auto. Ma, ecco, penso che sia come provare a fare una lezione di auto ad una donna. Okay. Non c'è modo. Io mi disallineo, però. No, vabbè. Allora, mediamente non le interessano le auto. Le donne va bene. Allora, è positivo. Sono soldi meno vista, buttati. Su questo punto di vista sono d'accordo. Alquanto d'accordo. Ma io che devo fare? Ma guarda, ti faremo una lezione così perfetta che riuscirai a riconoscere le auto anche dai fari posteriori. Tu pensa che. Conoscete. Sì. Come parlo in codice senza dire nomi. Persona che mi accompagna nei vari posti. Sì, conosco. Ok, su auto. Okay. Sì. Nel mio cervello ho solo auto bianca. Quindi io tipo spesso e volentieri quando tipo andiamo al parcheggi sbaglio l'auto. Non è vero. Ve lo giuro. Mi pare quanto un errore infattibile. Non ho preso il check. Dai, Steph, voglio... E tale persona mi guarda male e mi fa: ma non è quella l'auto? Io, ok. E mi immagino con che faccia lo dica. Sì, anche perché tipo da poco l'ho fatto con un'auto che era molto più brutta della sua. Che ho fatto, non sono messo così male io. Guarda, per me sono identiche. Quindi tu non riconosceresti neanche la mia auto, se te la ricordi. Facciamo che potenzialmente non è questo il caso, perché davvero non so che marche sia, che auto sia, non so niente. Okay. Però è come se io confuso da bianco a bianco una 500 con una Mercedes. Bello. Mi pare alquanto impossibile. Marco, tu non so se lo sai, ma tu hai una Kia, non hai una Ford. Ah, ok, va bene. Ci so, che cosa dobbiamo fare? Amen. È comunque un'auto, quattro ruote, no? Facciamo un video, Steph, un guess the car. Okay. Potrei fare 0 su 10. Ma niente. Mi piace. Cioè, per me è già difficile azzeccare la marca dell'auto. Che già che non è marca, partiamo male. Io non ce la posso fare. Vabbè, marca, no, vabbè, marca stare, è dai, giusto. Marca, è giusto? Comunque sì, è una marca. Dove devo andare? Quando si deve andare, secondo me, devi usare la tecnica respawning che ti mette dritto, secondo me. Non so se lo fa sta mappa, però tecnicamente dovrebbe farlo. No, ma... ci arrivo là io, ragazzi, scusate. Ma... ma quando mi hai superato il tempo? Ah, là! No, ma... ah, ma qua sopra bisogna andare! Anch'io sono confuso. Secondo. Io Marci non l'ho mai visto in questa gara, ma io, ragazzi, io sto continuando ad andare piano piano. Marci destra, Marci, l'ho visto, forse. A che checkpoint siete? Facciamo così. Siamo allora al 22 di 33, cioè... Io al 23, ovviamente. Raga, siamo lì. Ah, siamo qua con l'altro. Io sto andando piano apposta, raga. Io mi ero perso. Ah, Marco è dietro di me, maledetto. Sì, c'è. È arrivato. Maledetto. Un qua, giovane. Ha salutato il fatto che mi sono perso per raggiungermi. Giovane Mercedes, sono qua. Stupida, non mi raggiungi con la mia Mercedes. Arrivo, super veloce. Sei più manibile primo. No, è un bug. Ah, ecco, mi sembrava veramente. No, sei primo davvero, sei. Sei caduto? Sei salita? Sì. Perché da primo non si può fare. Paretti. Da primo eccolo, non si può fare. Detto. Da primo non si può fare. No, raga, sono caduto. Io non sono sicuro sia questa la strada, però. No, sì, è quella. È giusto, Steph. Solo che da primo non si può fare. Cioè, non si poteva fare. Qua mi blocco io.
Ok. Ah, infatti, guarda da terzo come riesco a farla veloce. Sentilo, l'hai sentito? Vai, sì, vai. Quelle sono le classiche scuse del Marci. Le scuse del Marci. Del Madamarci quando è in ansia che non vince. Ah, tanto vinco sempre, quindi. Ah, yeah, l'ha detto. Non c'è una se c'è una volta che perdo va bene, raga, ci può stare. L'ha detto, Steph. No. Ho accapotato la mia Mercedes. Io, è un Audi. Io non ho idea di quanti bimbi in questo momento saranno arrabbiati. Steppo, è un Audi C402 con le ruote modificate H3. Aiuto. Non tanto i bambini, più che altro forse i ragazzi, quelli più grandi che se intendono di auto. Può essere. Appena vedi che sbagli una, sono lì che guardano su Google. E io vi dico di più. Non riconosco nemmeno tipo le paia di scarpe della Nike di cui siete tutti fissati. Niente, per me non esiste nulla nel mondo. Allora, ci sono le Jordan, poi ci sono le Low Dunk che sono le Jordan. No, ma che la gente sa tutti i modelli perfetti, io non so nulla. Ah, beh, però ci sta, ma lì è una passione. È come se ti mettessi davanti le scuderie della Formula 1, magari su 10 le azzecchi. No, di più, dai. Ma tu, Marci, l'hai già fatto il tubo? Sì, forse, ma non devi andare nel tubo. Ah, ho capito. Abbiamo sbagliato strada, Champ. Dobbiamo andare dritti. Per voi, e io vi dico solo questo. Dove dritti? No, Champ, di qua, raga. No, da qui. Guardami se sei respawnato. No, aspetta, arrivo, Ti arrivo. Aspetto. Siamo due deficienti, ma cioè, totali. Non ci si lancia dentro quel tubone. No, devi andare dritto. Piano, allora, all'ultimo. Perché ci hanno messo quel tubone così? Non lo so. Vedi? Sono appena caduto alla fine. Ah, proprio così era. Sono appena caduto alla fine. Non mi aspettavo. Io non so che problemi abbiamo avuto in questa gara io e te. Ma no, raga, io l'ho visti giù e ho detto, ma che stanno facendo sti qua? Ma scusami, stavamo facendo una roba molto difficile, tra l'altro. Era interessante. Era un buon livello, però non era questa gara. Volete che vi spoilerò il prossimo video? Sì, vai. Una rampa. Anche perché tanto esce prima quello, secondo me. No, è una rampa. Mi piace. Però è invisibile. Ecco, a posto. Voi preparate, non lo so, ogni benedizione che potete io trovare nel mondo. Io ti ricordo che dopo dobbiamo registrare la vita in città, nel caso. No, no, io non ci arriviamo oggi. Anche perché abbiamo la rampa invisibile e una gara troll. Quindi non ci arriviamo alla vita in città. Allora, io ho una bella notizia per voi. I vostri tubi li adesso li dobbiamo fare. Vedi, ma no, non ci credo. Però, sì. C'è il tubo prima o poi da fare, Steph, non l'abbiamo ancora mai toccato quello, quindi da fare prima o poi. Sai, ma che l'aveva messo per estetica? Ah, dici per rompere le scatole. Esatto. Non mi convince. Non ti convince, Dopo che ha fatto una serpentina di 8 km, comunque, fatto 3 era un bel parkour, anni. L'abbiamo rovinato noi. Sì, no, cioè c'è della passione comunque. Cioè, la gara era molto carina, abbiamo avuto dei problemi, non so bene come mai oggi. Di logistica, Steph. Sì, non è neanche troppo difficile. No, dove sto andando? No, De Mark, no, dove vai? No, De Mark, però, veramente. Ho preso il check. Oh, vabbè, ma che sfiga che ho oggi, però, No, ci sta. No, Steph. Lo supera! Ciao, Steph, buon viaggio. Era giusto andare qua? Dove sì? Sai, abbiamo sempre sbagliato tutto nella nostra vita. Ah, mi sa che prima abbiamo fatto il contrario, allora. Vero? Abbiamo fatto il contrario prima, raga. E vedi che però è molto difficile, eh? Sì, non era facile. Però ho preso il check in cadendo. Oh, c'è il traguardo. Come c'è il traguardo? Porca miseria! Letteralmente. Chi è il secondo? Io. E di qui la strada. Sì, vai. E giù c'è il traguardo. No. Noi letteralmente abbiamo fatto tutto il tubo al contrario prima. Tutto. Sì, avete fatto il tubo al contrario. Ma infatti io vi guardavo a un certo punto. Ma infatti c'era scritto start e finish. Ho detto, ma. No, io ho detto, ma avrò sbagliato io. Poi tu hai detto, ma forse dove io, sei? Io immagino? Chiedo perdono perché sono stato terribile. No. Non la finisci. Non ci credo. No. Per un gradino. No, aspetta. Accelera. Accelera. Uno! Finiscila! Sì! Sì! Ti ha dato? Sei sì, sicuro? 16, 36, 379! Porca miseria! Di pochissimo! Finale, di 7 decimi! Mamma almeno mia! Una cosa buona! Vai! Ciao! Ciao!